Ecco un capodanno in attesa della mezzanotte, in cucina. Dove sono gli ospiti? Dove saranno gli ospiti? Fine rallentamento dei lavori. Questa è la mia cucina, la Gioconda, i miei amici di teatro, fumetti, un catalogo dell'artista Dadamaino, il computer. Il lettino in cucina, io ho un letto in cucina per gli ospiti. Chi ci sarà? Chi ci sarà in questa casa? Questo è un dipinto di Gianfranco Maranto, dell'artista Gianfranco Maranto, che mi ha ritratta. Una chaise longue dove sono accatastati LP in vinile. Benedetta che naturalmente non vuole farsi vedere, noi abbiamo mangiato. Forse un po' presto perché mancano 2 ore a mezzanotte. E chi c'è ospite qui da noi? Il fantastico Angelo Stano che prudentemente si è tolto il cappellino che aveva Ah, in beh, testa certo. prima. No, no, Se vuoi mettilo. me lo rimetti. Sì, Giusto per sapere assolutamente. che qui stiamo a ridosso del 2014. Siamo a ridosso del 2014, l'iPad immancabile di Angelo, Certo. la casa. Questa volta ho apparecchiato in soggiorno. Quello che sembra un tavolo, in realtà, è un poster dell'artista Mark Rothko, o Rothko, come dicono gli americani. Due cavalletti di legno, la mia tastiera elettronica coperta da una sciarpa per evitare la polvere, uno spartito di scarlatti, una lampada IKEA, sapientemente coperta da un foulard di seta color ambra, e qui c'è un cofanetto di video di Alfred Hitchcock. John Coltrane che va in questo vecchio mangianastri che io ho da quando facevo l'illustratrice, il letto, il comodino, le travi di legno. Eccolo qua, Angelo Stano, il grande Angelo Stano. Per chi non lo conoscesse, è il disegnatore storico del celebre fumetto Dylan Dog di Tiziano Sclavi. E noi siamo qui, abbiamo mangiato il lumino dei morti, l'ho usato come candela da tavola. Questo barattolino è per le cicche della sigaretta. Abbiamo mangiato salmone, pesce spada, lenticchie immancabili. Trevisana con scamorza adagiata sopra, Bevuto del nero d'Avola. E nero d'avola, ma abbiamo anche dell'altro vino ancora. Benedetta è astemia, beve quindi Coca-Cola. beve la Coca-Cola. Qua c'è un avanzo di cime di rape che vabbè, saranno degnamente onorate domani. E niente, e questo è il tavolino che avevo trovato per strada, un tavolino IKEA trovato per strada, che io poi ho rimesso a posto. È un Insomma, bellissimo. qui la maggior parte delle cose sono trovate per strada. Riciclate Sono riciclate. è la parola giusta. Noi non ricicliamo il denaro sporco perché siamo schizzinosi. Non ci piace riciclare denaro sporco. Però qui si riciclano molte cose. Vedo lì nell'angolo ancora l'asta con cui ho imbiancato casa l'estate scorsa, e lì ci sono ancora gli attrezzi, i ruli, le cose. E quindi Questo aspettiamo. ciocco di legno. Questo ciocco di legno ha una storia molto precisa, perché adesso non si vede perché è notte, ma al di là di queste finestre c'erano degli alberi in un terreno incolto. E c'erano degli alberi. Poi, siccome era un terreno privato, il proprietario ha venduto il terreno e ci hanno costruito dei loft. Quando io ho visto che stavano segando gli alberi, in un primo momento pensavo li stessero potando, sti cazzi. Stavano tagliando l'albero più alto che io guardavo sempre dal letto con la finestra accanto, e sono scoppiata in singhiozzi, letteralmente. Allora sono scesa giù, sono andata nel cortile a fianco, cioè nel condominio a fianco, che era confinante col nostro condominio, e ho detto: per favore, datemi
un pezzo di ramo di quell'albero, perché ci ho passato talmente tanti giorni, stagioni, notti, eccetera, eccetera, che io ne voglio conservare una parte con me. E quindi quel ciocco c'ha una storia. Non è legno d'arde. No, potrei uccidere chi arde questo ciocco di legno. No, dico, che è quello che rimane, qualcuno vedendolo potrebbe equivocare. No, è quello che rimane di quel bellissimo albero che si riempiva di neve, di pioggia, diventava secco, colorato in autunno. Non è escluso che un giorno potrebbe parlare trasformato in una specie di Pinocchio novella. No, io mi sto chiedendo se invece con le moderne tecnologie io non potessi ripiantarlo, questo albero. Non so. Perché è stato un pezzo della mia vita. Un pezzo DNA della mia vita. Con il DNA. Esatto. Caffè è arrivato, Benedetta, cioè la fobia della ripresa in video. Angelo Stano... Si sta. Noi non abbiamo nessun pudore. Noi siamo delle facce di merda, invece non ci importa niente. E quindi buon anno a tutti, buon 2014. Chissà se io sarò ancora in Italia, chi lo sa. Arrivederci da Maddalena. Come si chiuderà qua? Boh.